Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Ma dai! Empire Sanitation, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Sei, 4476. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, aspetta! È importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grande. Ricevuto, grazie, Eddie. Garage comunale tra Bowery e Grande. Nessun problema. Posso accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia spy di chiavetta. Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate. Ci sono anni di ricerche in quella chiavetta. Tutto il mio lavoro dai tempi del liceo. Chiuso? Ma certo. Non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Forse c'è un altro modo per entrare. Sei bassino, sai. Peccato. Sono qui! Smiley, lancio una ragnatela.
Se non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazione, no? Niente panico. Magari non hanno ancora scaricato la spazzatura. Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Eddie. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo. Deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown. Perfetto. Vado subito. Non sperarci troppo, ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria. Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Ah, giusto. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Lios. Lios, sì. Potrebbe essere. Mi piace quel posto. Ti prenderò una torta. Mi sembra il minimo. Tranquillo. Ti auguro di trovare quello che cerchi. Grazie, Ed. Deve esserci un camion nei paraggi. Questo lavorava per Fisk. Ora è disoccupato, grazie. Wow, sei proprio tu. No, la mia roba non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Nuovo centro yoga. Kundalini, Bikram, Hatha, molti per Spider-Man.
70%, cuciti su misura a costo zero. Non comprate ai grandi magazzini, è solo uno spreco di soldi. Giunta Clay! Il sconto al 70%, Spider-Man, questa città non ti vuole! Abbiamo già abbastanza problemi senza di te! Della mia roba non c'è traccia. Ma che odorino interessante. Eddie, sei la mia unica speranza. È andata male, eh? Sicuro che siano stati qui? Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Se il tuo camion ha seguito la linea 35, sarà già arrivato all'inceneritore. L'inceneritore? Vicino al ponte di Manhattan. Dovrai fare presto. Ecco l'inceneritore. Spero non sia tardi. Oh oh, guai in vista. Aiuto! Grazie, Spider-Man. Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni e temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Ascolta, ti spiace se cerco in giro degli effetti personali? Figurati. Intanto stilo il rapporto sull'incidente. C'è qualcosa lì. Devo togliere di mezzo questi sacchi. Deve essere questo. Fa che sia qui, fa che sia qui. Sì! Spero funzioni ancora. Sembra tutto a posto. Ma guarda, un vecchio prototipo di gadget. Prometteva bene. Perché non l'ho mai finito? Ah, forse potrebbe funzionare. Ok. Guardate, è l'idiota che crede di essere Spider-Man. Oh oh. Freddiamolo! Freddiamolo! Oh,
diavolo vi prende? Eliminatelo! Inizia a pregare! Come fa ad affrontarci da solo? Ok, beh, direi che la serata ha preso una strana piega. Dove potrei andare a dormire? Magari da MJ. Allora, l'obiettivo è il divano di MJ, ma come faccio a convincerla? Vediamo! Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? È troppo formale. MJ, passavo da queste parti e... non si può sentire. Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica! Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? La gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa mi salta in mente? Una notifica. Hanno appena pubblicato l'articolo di MJ. Devo trovare un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. Se Harry fosse in città, potrei chiedere a lui. Qualcuno ha lasciato un messaggio. Ma il numero è privato. Ehi, ragnetto, da quanto tempo? Ti sono mancata? Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, oh, temo di riconoscere la voce. Sì, lo so. E anche Shocker è coinvolto. I demoni lo costringono a lavorare per loro. Quella gente non scherza.
Credi vogliano solo spodestare Fisk? Sarebbe già una catastrofe. Spero non abbiano altri piani. Ciao, Ragnetto. Ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Black Cat. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Vuole che noti qualcosa. Devo osservare meglio. Trovato. Uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Ehi, Yuri! Hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Zia May, è tardi. Che succede? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia, il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Non solo, mi hanno anche, ecco, dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no, non ce l'ho. Senti, odio chiederlo, ma non avresti un letto a rifugio? Ma certo, puoi usare il divano nel mio ufficio. Grazie mille. Praticamente non dormo dalla cattura di Fisk. Devo smetterla di maltrattarmi così.
ci fai qui a quest'ora? Beh, spero che il divano sia comodo. Mi manchi. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Appena posso. Chiedimeli la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Martin! Scusate l'interruzione. Volevo solo avvisarti che lascerò la città. Dovrei sostituirmi tu. Certo, conta su di me. Quanto tempo starai via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee. Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Beh, abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Bene, il dovere mi chiama. Spero che Martin stia bene. Sì? Ehi, visto il mio articolo? Sicuro. Scommetto che Robby sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa, il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta, il comizio di Osborne è oggi... ora capisco cosa hai in mente. Sì, è chiaro a tutti, ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale, vieni con me. Sì, volentieri. A dopo.